Paolo Ferrandino. Caro Gian. Quindi la morte di un giudice unisce? Ma la morte unisce sempre, certo la morte di un giudice come Falcone unisce più e meglio di altre cose. Ma non unisce i cittadini? Non unisce i cittadini a quanto va, rischia, è sempre sorda a certi richiami. Paolo Ferrandino, dicevamo che la morte unisce? Ma io credo che l'unione tra gli uomini debba andare al di là della morte. Comunque noi qui siamo per prendere il testimone che Falcone ha lasciato e per continuare sulla sua strada, facendo sì che certi sacrifici non restino isolati e non restino senza significato. Però purtroppo qui a Ischia questi sacrifici restano isolati, visto che in strada qui sono la maggior parte uomini politici impegnati, la gente se ne sta rintanata a fare gli affari propri. Credo che anche in questo bisogna fare un'opera di migliore e più capillare sensibilizzazione. Qui la stagione turistica, l'egoismo o la sensazione che qualche volta prevalga, quindi è importante che questa solidarietà di cui tutti vanno riempendosi la bocca diventi un fatto pratico e palpabile, diversamente ci ritroveremo sempre in queste condizioni. Però penso che sia anche un poco l'ora presta, diciamo, che ci costringe ad essere ancora in pochi. Ritengo che il corteo si allungherà man mano che noi ci inoltreremo nel centro, e anche perché passa il tempo e la gente si libera dalle proprie faccende. E vive l'ottimismo. Chiedo scusa, avete saputo di questa marcia, di questa? Veramente lo stavo domandando proprio adesso. Non vi unite? Ma io lavoro, se no con piacere. Voi? No. Io sono vecchio, non ce la faccio, guarda, non è per carità, non è per, non è per... L'importante è la volontà espressa. Nino D'Ambra, ci fermiamo qui sotto la croce, che ha un significato storico. Sì, e infatti qua fu innalzato nel 1799 l'albero della libertà, quello che poi portò al patibolo i nostri concittadini. Aggiungete, aggiungete. Ciao, ciao. Michele, è una bella esperienza. È una bella esperienza comunque questa, no? Sì, senz'altro. Per me è la prima volta veramente. Sì, sinceramente. Giovanni. Penso che le parole sono superflue in questo caso. Franco Monti, pare sempre gli stessi, sempre i soliti impegnati. Purtroppo. Dicevamo che la gente se ne sta tranquilla. Paolo Ferrandino, ottimista, diceva che forse procedendo man mano la fila si allungherà. Ma penso di no, perché in effetti qui è una cultura, un livello culturale molto basso, deteriore. Si pensa ai soldi, ma a queste cose che dopo praticamente pregnano la nostra vita, il nostro. Poi i vari giudici possono anche crepare come vogliono, perché tanto la gente qua Ischia, l'importante è che faccia i soldi. Purtroppo, purtroppo è così. Allora, saputo della manifestazione? No. Salvatore, questa sì. Manifestazione, sì, come no. Hai tempo per partecipare, per unirti? Io sto lì fermo, devo scaricare e sto fermo lì, okay. Eccomi qua. Io non so proprio niente, di che cosa si tratta? C'è una manifestazione per ricordare il 31 giorni fa fu ucciso il giudice Falcone. C'è questa manifestazione per ricordare il giudice Falcone e per protestare contro la camorra, contro la mafia, contro questo stato di cose. Penso sia civile partecipare. Quindi puoi unirti? Decisamente sì. La catena umana che è partita alle 17.30 dal piazzale aragonese ha attraversato tutta via Luigi Mazzella e Ischia Ponte e ora sta imboccando via Pontano. Poi ovviamente il corteo raggiungerà la chiesa di San Pietro attraverso via Vittoria Colonna. Mannello. Allora, tutti in piazza, Gigiotto Rispoli. Tutti quelli che hanno voluto venire. Avvocato Di Meglio, non si vedeva da parecchio tempo in piazza, eh? A me? Evidentemente le cose che si fanno quando sono importanti ci trovano. Benissimo. Ecco, uniscono, tante, tante occasioni, specialmente purtroppo quelle negative uniscono. Purtroppo ci riportano in piazza. Purtroppo sì. Ci dovrebbe andare in piazza più spesso.
Ma mancano in tanti però, mancano i lavoratori, mancano i cittadini ancora una volta qui a Ischia. Probabilmente non sentono il problema. E intanto se si sta in piazza, si sta in piazza per tutti, anche per loro. Al corteo hanno partecipato la Federcasalinghe, il distretto dell'isola di Ischia, il distretto scolastico dell'isola di Ischia e Polcida, il comitato Senza Tetti, qui c'è Giulio Leoni. Allora, un commento alla manifestazione. Il commento è quello della nostra presenza doverosa per ricordare un uomo che ha dato la vita per la giustizia, per una patria ingrata, che non è capace di assolvere i doveri sia della giustizia e sia per il progresso sociale. Noi siamo per la giustizia, abbiamo sete di giustizia, perciò siamo solidali con i giudici e i suoi familiari e quelli della scorta. Anche il distretto scolastico ha dato la sua partecipazione, la sua solidarietà. Vincenzo Mennella, il presidente del distretto. È un dovere, come sai il Consiglio distrettuale ha rivolto un invito a tutte le scuole perché ogni operatore scolastico, ogni ragazzo mediti su quello che è avvenuto. Certo, purtroppo la scuola è finita, è vero che molti sono impegnati a fare gli esami, sarebbe stato forse opportuno far scendere in piazza stasera qui in corteo anche i ragazzi, gli alunni, gli insegnanti che come al solito dico sono sempre assenti. Sì, ma sarebbe stata una delle tante manifestazioni come se ne stanno facendo in tutta Italia. Già è un fatto che a distanza di un mese si ripetano queste manifestazioni, ma più importante per la scuola, che come sai è un'istituzione che pensa, è di meditare sulle cause che hanno portato a questa ulteriore strage, nella speranza che da un lato non resti impunito, ma che sia di esempio tutto quello che è avvenuto nella società, perché la società migliori e la scuola può dare un suo contributo. Pasquale Mazzella, non si finisce mai di scendere in piazza? Mai, sempre, però avrei preferito scendere per cose più belle, una cosa triste, ci rattrista, ma bisogna farlo, essere presente specie in questi momenti qui. Noi siamo qui come sempre, però oggi, dopo tanti anni dalla resistenza, avrei preferito fare festeggiamenti diversi, dimostrazioni diverse di benessere e di democrazia. Purtroppo questo non si verifica ancora, speriamo che viene la riscossa e un giorno possiamo ancora fare delle cose buone. Anche l'amministrazione comunale di Ischia ha dato la sua solidarietà, ma non tutte le altre amministrazioni, Cesare. Ma io non so chi è presente, comunque l'amministrazione comunale di Ischia è presente ed è solidale con gli organizzatori di questa manifestazione. È un crimine che noi abbiamo condannato e che condanniamo, perché diciamo con la morte di Falcone si è voluto colpire un po' lo Stato. Vale, signore, state osservando, perché non vi unite? Sì, sì, adesso. Perché non pigliate due fili? Non unite il corteo? Sì, sì, dopo. Come state? Ecco, c'è ovviamente chi preferisce stare sulla spiaggia. Chiedo scusa, non vorrei disturbare. C'è una manifestazione per ricordare Falcone. Abbiamo preso quelli tedeschi. Vabbè. Prima abbiamo preso due tedeschi, tu sei italiano. Perché non partecipi, non ti unisci? Adesso sto lavorando, non posso pensi che sia un'iniziativa positiva? Ma non so di che si tratta. È una manifestazione per ricordare la morte del giudice Falcone 30 giorni fa. Penso che sia una manifestazione buona. Lei che ne pensa? È un'ottima manifestazione, magari si facesse in tutte le città d'Italia. Beh, oggi si stanno facendo in tutte le città d'Italia. E questa è una cosa molto bella. Perché non approfitta per unirsi? Voglio unirmi infatti, grazie. Ecco, alcune signore hanno chiesto di unirsi. Si sono unite. Ecco, vi siete unite? Sì, 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 grazie. Da dove viene lei? Da Firenze. Tutte e tre? Sì, sì, tutte e tre. Tiene bella questa iniziativa? Bellissima, bellissima. Sì, ecco, c'è chi abbiamo chiesto di unirsi e chi invece si è unito volontariamente. È tutta la sera per questa cerimonia, questa sera. La prima fermata d'obbligo è alla Mandra, no? Dove è giusto e obbligatorio, penso, ricordare un episodio storico. Almeno un momento dobbiamo fermarci, perché su questa spiaggia furono giustiziati tre patrioti, tre combattenti della libertà, Pasquale Battistessa, Agamennone Spanò e Giuseppe Schipani, che erano tre generali della Repubblica Napoletana e furono condotti qui in corteo funebre
dal Castello d'Ischia, passarono per la cattedrale e poi in uno di questi punti della spiaggia fu innalzato il patibolo e furono tutti e tre, i primi due il 19 luglio del 1799, Battistessa il 23 luglio del 1799. Poi furono messi in un carretto e furono portati alla chiesa di San Pietro, dove furono gettati nella fossa comune. Noi stiamo facendo lo stesso percorso dei martiri della libertà per creare un rapporto ideale fra i martiri di ieri e quelli di oggi. State aspettando il corteo? Sì. Volete unirvi? Senz'altro. È nostro dovere unirci a solidarietà un ministro del campo. Ecco, dicevamo prima che forse pochi cittadini hanno avvertito questa esigenza. Ah sì, ma pochi sono avvisati però. Ci stanno molto Tra Ischia e il Golfo abbiamo dato notizia quotidianamente di questa. Signora qui vicino. Non è che gli ischitani sono un pochino pigri in queste manifestazioni? Un po' quello e un po' quello. Un po' pigri, un po' perché non è stato troppo avvisato per tempo, voglio dire, ma. Voi non vi unite alla manifestazione? Sì, perché no? No, dico adesso, mano nella mano, no. Rimanete qua perché il negozio resta aperto. Qua. Però almeno spiritualmente sì. Come no, sì, tanto piacere perché sono cose, è dovere, no? La catena ben unita, osserviamo che sta attraversando via, tuttavia, Pontano e a quanto pare si è allungata di parecchio. Bisogna dare atto all'ottimismo espressoci poco fa dal vice sindaco Paolo Ferrandino, perché in effetti il corteo davvero si è allungato, certo non come avremmo voluto, ma comunque c'è tempo ancora fino a San Pietro. Moltissimi i turisti che si sono introdotti e si sono quindi aggiunti al corteo, molti anche gli ischitani. Abbiamo sentito poco fa alcune dichiarazioni di ischitani che hanno avvertito e hanno manifestato la necessità, l'esigenza di manifestare, di unirsi a questa manifestazione che è ritenuta veramente encomiabile. Quindi a quanto pare il problema è sentito, però ripetiamo, non nella entità, non nella misura che avremmo voluto, ma andiamo avanti. Sono le 17.58 in tutta l'isola, si stanno suonando le campane, così come purtroppo 31 giorni fa si sentirono detonare le bombe che poi sventrarono l'autostrada, provocando poi la morte del giudice Falcone, della moglie e dei tre uomini della scorta. Ecco, dopo l'applauso sentiamo ancora le campane. Alle 17.58 in punto. Purtroppo nell'ora fatale dei 31 giorni fa. Ecco, c'era una proposta di Peppino Colucci. Innanzitutto questo è proprio l'attimo più commovente di tutta la manifestazione in questo momento. Io stavo pensando una cosa, vedi, a Ischia abbiamo tutte queste strade intitolate ai grandi padri ischitani, no? Antonio De Luca, Alfredo De Luca, Battistessa, cioè tutti questi grandi eroi che noi stiamo commemorando questa sera insieme al giudice Falcone. Io credo che dovrebbe essere dovere dei comuni fare scrivere in queste lapidi sotto chi furono in effetti, perché noi ischitani molte volte non sappiamo questi signori chi furono. Allora, vedere la via Antonio De Luca, scrivere sotto che Antonio De Luca fu uno dei martiri del Risorgimento, Battistessa fu uno dei martiri trucidati nella rivoluzione. Iasolino, un grande medico. 1799, Iasolino, grande medico, certamente. Se no noi ischitani saremo eternamente ignoranti rispetto ai nostri padri. Poi inutile dire quanti di questi furono addirittura dei sindaci o dei grandi uomini politici, potrebbero essere, come dire, di esempio, diciamo, a questi attuali, che rimanga fra di noi, ma purtroppo la realtà è questa, perché si chiama Mazzella, perché si chiama Regina, perché si chiama... Ciao Gianni. Anche gli artigiani presenti nella manifestazione, almeno con il Presidente, perché non tanti sono presenti qua, Presidente? Lo so. Sono al lavoro? Purtroppo. I Presidenti non lavorano? Il Presidente ha l'obbligo di rappresentare, quindi si organizza
La sua presenza deve essere. Beh, però ecco, è significativo che molte associazioni questa volta abbiano dato la propria assenza, la propria adesione. Certo, certo, certo. È stata al di là di tutto, già la rappresentanza, una rappresentanza qualificata, sta a dimostrare che si sente questa, questo momento esistente. Ecco, ma è un voler manifestare soltanto per contro la morte di del giudice Falcone o una manifestazione anche contro la camorra che potrebbe incancrenire anche a Ischia? Gianni, noi siamo stati, almeno io sono stato sempre dell'avviso che la camorra non lo si può additare semplicemente quelle che non si vede. La camorra, la politica e la camorra, come si sta scoprendo ai tempi di oggi, c'è collusione fra loro. Quindi io non penso che a Ischia possa attaccare la camorra. Però ci dobbiamo sempre prevenire, ci dobbiamo difendere, dobbiamo prevenire. Le manifestazioni però non mancano? Sì, sì, certo. Alcune manifestazioni non mancano. Perciò noi dobbiamo prevenirle ed evitare che poi, quando poi la camorra è venuta, come fai poi a cacciarla via? Non bastano più le manifestazioni, ci vuole altro. Adesso davanti a... Ci sono proprio tutti, come suol dirsi, anche l'associazione delle famiglie portatori di handicap, Rosa Iacono, come sempre in piazza. Eh sì, non potevo mancare, è una manifestazione molto importante, avrebbero dovuto e dovrebbero partecipare tutti quanti per un momento così veramente brutto. Pierino De Angelis, tutta l'amministrazione, anche la capogruppo, il segretario della DC di Ischia. La Democrazia Cristiana non poteva mancare una manifestazione così significativa quale quella di stasera, che è un atto di solidarietà e quindi anche il ritrovamento del senso di fratellanza, e quindi la Democrazia Cristiana deve essere per forza presente. Spero che questa manifestazione non sia un atto solamente formale, ma che da oggi in poi dentro ciascuno di noi qualche cosa cambia. Ecco, la manifestazione dicevamo prima per Falcone ucciso a Palermo, ma quante manifestazioni dovremmo organizzare per combattere contro la camorra anche napoletana e presente anche a Ischia? Io penso che noi non dobbiamo andare alla ricerca degli errori altrui o di altre cose, ma dobbiamo ricercare in noi stessi le deficienze, le manchevolezze, perché solamente così noi possiamo rendere la società più sana e anche quindi più libera. Perché il fatto della camorra, il fatto delle cose, tanto esiste, perché questi camorristi rappresentano, sono delle persone, sono degli uomini, hanno una famiglia, quindi se ogni famiglia ritrova se stessa, quindi trova il senso della famiglia, il senso che so del rispetto reciproco, allora la società certamente si sanerà di tutti questi mali. Diceva il cardinale Martini che la società è malata, dobbiamo solamente curarla, e la si cura solamente ripiegandoci su noi stessi. Molti politici però non la curano, anzi probabilmente trovano linfa vitale proprio attraverso i camorristi. Ma i politici, prima di essere politici, sono degli uomini, e se loro ritrovano il senso della... Della peggiorerismo, a quanto pare. Ma sono gli uomini, non della peggiorerismo, sono gli uomini, io dico spesso che molte volte l'occasione che fa l'uomo ladra, quindi non dobbiamo, non per niente che nel Padre nostro esiste liberci da ogni male, liberi dalle tentazioni e cose, quindi perché l'uomo è soggetto a cadere su queste cose, e allora dobbiamo cercare più forza, più coscienza, più responsabilità, più senso di responsabilità, di modo che anche possiamo resistere a tutte le tentazioni. Non è una soluzione particolarmente ecumenica, stasera è una versione particolarmente, ecumenica di Pierino De Angelis? No, non è ecumenica, ma non deve essere solamente per questa sera, deve essere per tutte le sere, ecco perciò dico che da stasera perlomeno qualche cosa deve cambiare in ciascuno di noi. Ma voi perché state qua? Fai la passeggiata? No. Perché? È perché c'è la manifestazione per Falcone. Anche tu lo sai? Sì. Cosa è successo? È stato ucciso il giudice Falcone. E tu? Tu come ti chiami? Rosa. Ma sei di Ischia? Sì. Senti, sei qua perché sei venuta qui?
per la manifestazione di Falcone. E chi te l'ha raccontato? Mio padre. Tu l'hai visto in televisione pure? Sì, sì. E cosa è successo al giudice Falcone? È morto sull'autostrada. Senti, tu che scuola frequenti? La terza media. E avete discusso a scuola di questo sì, fatto? Molto. E cosa avete detto? Gli altri compagni tuoi che cosa hanno detto? Ho parlato un poco delle persone che vivono in questa vita così brutta. Non so come esprimermi, però dico che sono proprio, non sono buone queste genere, perché dopo si sentono male anche loro. Secondo me io non farei mai un gesto brutto anche per un animale che non... Certo. Tu che cosa faresti per risolvere questo grave problema della camorra, della mafia, della 'ndrangheta, no? Di queste uccisioni? Io farei imprigionare tutti i malviventi a vita, fin quando non moriranno. Il corteo è giunto, quindi ha raggiunto Piazza Battistessa, quindi stanno salendo sul sagrato della chiesa di San Pietro. Dopo si celebrerà la messa, alcuni andranno invece a sistemare una corona d'alloro ai caduti e nella piazzetta, al monumento sistemato nella piazzetta. Osserviamo qui attraverso queste ultime immagini il corteo, che in effetti è abbastanza lungo, sono partecipati un po' da tutti i comuni, anche da Forio, rappresentanti di vari partiti. Abbiamo visto fra gli ultimi anche Franco Reggine e la signora Iacono, la moglie dell'europarlamentare Franco Iacono. Ecco, alcune a partecipare anche alla manifestazione, che hanno dato una particolare collaborazione, IGB, no? Ecco, qui abbiamo il presidente dell'associazione, che avete lavorato benissimo oggi. Beh, abbastanza, siamo stati informati purtroppo tardi, ma comunque ci siamo dati. Un apporto valido. È un apporto valido, perché un apporto ai vigili specialmente, cose. Queste. In una tenuta anche particolare, vediamo qui il servizio di emergenza radio, qui hanno partecipato in tenuta completa. Ecco, intanto il corteo continua a riunirsi sul sagrato della chiesa di San Pietro. Vediamo queste immagini abbastanza suggestive in un rondò che riunirà un po' tutti i partecipanti. Come dicevamo poco fa, in effetti il corteo, che inizialmente era abbastanza streminzito, si è andato poi rimpinguendo man mano. Molti hanno partecipato spontaneamente, altri sono stati sollecitati a partecipare. Ma ecco che alla fine la solidarietà è stata concretamente manifestata. Non ci accontentiamo di questo e diciamo che avremmo voluto di più soprattutto dagli ischitani, così come tra l'altro hanno sottolineato anche molti turisti, i quali si aspettavano più ischitani a questa manifestazione. Dobbiamo concludere nel sostenere che gli ischitani non sono ancora maturi per manifestazioni di questo tipo, per manifestazioni non solo politica, ma per manifestazioni di segno estremamente civile. Può darsi che iniziando con queste iniziative, ecco, un applauso finale per Giovanni Falcone, trucidato 31 giorni fa insieme con la moglie e con i tre uomini della scorta in una vile, barbara strage sull'autostrada per Palermo. E con questa immagine, con questo applauso, concludiamo le immagini, le riprese di questa manifestazione, che comunque in qualsiasi dimensione sia stata, comunque è stata estremamente significativa. Ci auguriamo solo che gli ischitani vogliano altrettanto manifestare in qualsiasi occasione contro qualsiasi tipo di violenza e di arroganza. L'edizione del telegiornale di stasera viene interamente dedicata alla manifestazione che si è svolta oggi pomeriggio dalle 17 alle 18.30. La catena umana, proposta dal Centro di Ricerca Storiche d'Ambra, ha preso il via ad Ischia Ponte sul piazzale aragonese e si è snodata attraverso via Luigi Mazzella, via Pontano, corso Vittoria Colonna per chiudersi sul sagrato della chiesa di San Pietro. La catena umana per protestare contro l'uccisione del giudice Falcone e per chiedere giustizia. Alle 17.58, alla stessa ora in cui 31 giorni fa scoppiava la bomba che sventrava l'autostrada, massacrando il giudice Falcone, la moglie e i tre uomini della scorta. Un corteo striminzito,
Certo non è stato quello impressionante che ha attraversato le strade di Palermo, dove la coda del corteo è giunta dopo un'ora e mezza dalla partenza della testa. Intanto seguiamo il servizio realizzato da Gianni Boso. Non piangete, Giovanni Falcone. I vincitori non si piangono. Lui scelse la lotta e la morte per vivere una luce che non si spegne in un mondo dove prevalgono le tenebre. Non piangete, Giovanni Falcone. Non nascose il suo volto nel fango quotidiano. Non lo fermarono né minacce né lusinghe, perché lui era già il vincitore. Non gli importava sapere l'ora della morte. Era un passaggio obbligato, una consapevolezza titanica. I leoni non vanno a morire con la criniera abbassata. E mentre lo sdegno degli uomini montava come un uragano allo scatto del pulsante assassino, chissà in quale parte inimmaginabile dell'universo, Dante e Omero celebravano l'apoteosi di Giovanni Falcone. Spargete fiori sul passo del vincitore, coprite l'autostrada di ghirlande di lauro. Giovanni non appartiene al regno dei morti. I morti sono la calunnia, la maldicenza, l'invidia, piccoli mondi tarli senza storia, tare di un mondo dove la tecnologia ha retrocesso il cuore nel Medioevo. Non piange la terra che si è nutrita con il suo sangue per partorire germogli di eternità. Il vortice del vento ne carpirà le spore alla ricerca di altri suoli fecondi. Non piangete, Giovanni Falcone. Voi sì, madri dei suoi assassini, voi sì avete diritto alla disperazione, a strapparvi i capelli, a vestirvi di un nero eterno, a maledire il vostro latte avvelenato che li ha nutriti. Ma non puoi piangere chi